Le minacce sono cresciute e lo abbiamo visto anche perché hanno raggiunto la cronaca e ormai sono quasi quotidianamente sui giornali, vicende legate a attacchi informatici. Le minacce sono aumentate in tre direzioni diverse. Innanzitutto abbiamo visto crescere il fenomeno del cybercrime, quindi tutte quelle organizzazioni criminali che oggi usano internet per fare reati di ogni genere, dall'estorsione, ransomware a cose più sofisticate. Poi abbiamo visto un aumento significativo dello spionaggio e questo in un ambito, diciamo, industriale dovrebbe essere, se possibile, ancora più un campanello d'allarme perché il furto di proprietà intellettuale, di metodi, di ricette, oggi è ai suoi massimi e chiaramente chi opera questo genere di campagne di spionaggio facendolo via internet è estremamente avvantaggiato rispetto ai sistemi tradizionali, quindi c'è una crescita quasi del 30% anno su anno di spionaggio, sia governativo che fatto da mercenari che poi si rivendono queste informazioni per profitto. E il terzo scenario, che forse è il più inquietante di tutti, è che nel 2017 abbiamo visto definitivamente la discesa in campo degli stati nello svolgimento di attività di information warfare, quindi attività di hacking, attività di sabotaggio, attività di alterazione della percezione dell'opinione pubblica tramite la diffusione di fake news, quindi sia attacchi informatici che attività di guerra psicologica, possiamo chiamarla così. E naturalmente questo scenario perché è il più preoccupante? Per le risorse e la dimensione, la determinazione di questi soggetti. Fino ad oggi gli stati, per quanto operassero dietro le quinte, non erano mai così esplicitamente entrati in campo. L'evoluzione di questo filone particolare di attacchi è tutta da vedere, perché in un contesto di conflitto internet mette tutti in prima linea. La linea di combattimento passa dal nostro smartphone, dal nostro PC, dal nostro PLC, dal nostro stabilimento. Quindi cosa succederà non lo sappiamo perché è territorio inesplorato. Complessivamente però l'aumento anno su anno in tutti e tre questi ambiti è preoccupante, richiede molta attenzione. Con la difesa da questo tipo di minacce, oggi siamo a zero, non c'è, non esiste. La cosa positiva, passatemi questa ardita affermazione, è che nessuno oggi è in grado di difendersi e questo fa da deterrente, perché se ci fosse qualcuno in grado di difendersi e tutti gli altri no, saremmo nei guai. Il fatto che anche per le nazioni più evolute, più tecnologicamente avanzate, comunque la difesa da questo genere di attacchi oggi sia quasi impossibile, limita i danni, perché nessuno osa scatenare questo demone sapendo che a sua volta non è in grado poi di difendersi. C'è un altro aspetto nel cyberspazio interessante, una nazione anche piccola, che non ha le portaerei, che non ha le armi atomiche, che non ha un esercito importante, può fare tanti danni quanto una nazione grande. E anzi, più sei grande, più sei avanzato e più sei a rischio. Quindi una nazione piccola e poco sviluppata nel cyberspazio può fare molto più danno, rischiando meno, perché poi se c'è un contrattacco non ha un'infrastruttura da colpire. Quindi cambia anche tutte gli equilibri di forza, cambiano tutte le dinamiche, cambiano le alleanze uscite dalla Seconda Guerra Mondiale rispetto alla information warfare non sanno come riorganizzarsi, come posizionarsi, quindi viviamo tempi decisamente interessanti e molto fluidi, la cosa importante è rendersi conto che però il campo di battaglia siamo noi e quindi questo significa che dovremmo veramente, entrando in questo nuovo mondo, stare molto più attenti di prima, che le ragioni per subire un attacco, anche solo di riflesso, in un mondo così, sono molte di più che solo 2 o 3 anni fa e quindi, aumentando i rischi, devono aumentare le nostre
attenzioni e le nostre contromisure, ove possibile, in tutti i modi possibili. Dovranno aumentare i budget, senz'altro, e qua c'è un problema. I budget per la sicurezza informatica oggi si tirano fuori dal budget dell'IT. E questo è un errore. Non dovrebbero essere legate le due cose, perché la sicurezza è un bene che a questo punto, visto che è tutto collegato e che il nostro modo di lavorare dipende dal funzionamento dell'IT, la sicurezza è un bene che va valutato a parte rispetto all'investimento che si fa in IT. Legare le due cose fa sì che ci siano sempre degli argomenti apparentemente più urgenti sui quali investire di più, e quindi si rischia di non allocare le risorse in modo giusto, e soprattutto si rischia di sottrarre risorse all'IT. Io dico sempre invece che le risorse per la sicurezza devono essere risorse aggiuntive. E questo naturalmente pone un problema, perché nel mondo di oggi non è che ci sia un'abbondanza di risorse da mettere in campo. Però nello scenario mutato non metterle in campo può significare danni talmente gravi da rischiare la sopravvivenza. Quindi qua, a fronte di un rischio di sopravvivenza, bisogna trovare il modo, queste risorse, di reperirle e di stanziarle e di farle fruttare.